Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The First Descendant. Oggi è venerdì, quindi è tornato ETA Zero ad Albion e in questo video andiamo a vedere che cosa vende e se c'è qualcosa che vale la pena comprare. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo qualcosina che trovate qui sotto in descrizione, come per esempio il link al codice creatore che potete abbinare al mio account se volete appunto supportare il canale comprando le vostre cose all'interno di The First Descendant, così come i miei social, Instagram, Twitch, ovviamente dove potete trovarmi tutti i giorni per seguire le dirette. Comunque, ETA Zero è qui e andiamo a vedere un po' che cosa vende questa settimana. Allora, per quanto riguarda la valuta standard, quindi quella che si farma all'interno dei dungeon al 400, abbiamo gli slot del deposito, ottimi, che io mi prendo sicuramente, decrittatori di precisione che se per caso avete problemi, tra virgolette, a fare le missioni normali e a prenderli, potete comprarne 6 e 10, quindi assolutamente anche questi da prendere. Ci sono degli stabilizzatori di forma. E anche qui, ripeto, secondo me servirebbe un'informazione in più per farci sapere appunto a cosa si riferiscono, però sono quelli di tipo 5, sono quelli di tipo 3 e sono quelli di tipo 1. Io per non saperne leggere né scrivere, questi qui me li compro, che gli stabilizzatori possono fare sempre comodo. Per quanto riguarda i progetti, c'è quello del pitone, quello di Blair. Poca roba, questi qua sono entrambi al 32%, quindi niente di super raro. Poi c'è il progetto della devozione di Nazze, che insomma anche questo niente di particolare. C'è il nanotubo del Last Dagger, c'è il progetto di fibra sintetica del nuovo destino di Greg, se volete, e la cellula potenziata del Ajax normale. Poi ci sono tre shader, c'è lo zaffiro opaco, che comprerò, il blu corallo opaco, che comprerò, e il grigio opaco brillante, che comprerò, e poi ci sono anche i capelli biondo platino. Allora, io in questa schermata ho comprato tutto, tra virgolette, tranne i progetti, che sono tutti progetti quasi al 32%. Mi aspetto di vedere qualcosa di più per quanto riguarda i progetti, magari vedere, non lo so, qualcosa che magari è al 10 o al 6. Sarebbe interessante vedere qualcosa al 6, magari di qualche pezzo ultra. Comunque, andiamo a vedere invece adesso la valuta premium, quindi quella che noi otteniamo vendendo i nostri progetti. Ci sono altri due slot del deposito, non male. Ci sono due slot dell'equipaggiamento, che anche questi sono assolutamente, secondo me, da avere per evitare di essere sempre pieni di roba. Avere due slot in più, perché no? Ci sono i decrittatori di massima precisione, ma ho finito la mia valuta, quindi andrò a vendere un po' di progetti. E qui, come potete vedere, hanno aggiunto una nuova funzione, se volete, e se noi andiamo a prendere, non so, un progetto che magari abbiamo tante volte, come per esempio questo progetto di cellule potenziali di Glay, possiamo fare seleziona tutto direttamente e vendere, quindi è una cosa utile che hanno aggiunto. Torniamo di qua e andiamoci a comprare il decrittatore di massima precisione, perché no? Andrò a comprare anche il progetto del catalizzatore, come la settimana scorsa. Qui abbiamo il catalizzatore, la settimana scorsa c'era l'attivatore, quindi presumo che si alterneranno, penso, quindi insomma catalizzatori e attivatori sempre ragazzi, priorità assoluta a queste due cose, perché vi serviranno assolutamente. Poi c'è anche un altro stabilizzatore di forma, però questa volta di tipo 7, il progetto della reliquia restaurata, che sinceramente è veramente poca roba, il nanotubo della luce penetrante, anche questo qui se non sbaglio è un 32%, quindi niente di particolare, il progetto di sincizio di polimero di boia, anche questo niente di particolare, la fibra sintetica del chiaroveggenza con tre shader, tra cui un fango opaco, un brillante effetto pelle e un grigio scuro opaco. Ci sono anche i capelli argento platino se volete comprarli, insomma la roba estetica è anche utile, tra virgolette, da avere. Quindi come potete vedere anche qui io ho comprato parecchia roba. Occhio che vi ricordo che praticamente i premium voi li fate solo e esclusivamente vendendo le vostre cose, quindi se per qualche oscuro motivo insomma cominciate a scarseggiare di cose da vendere, tenete a mente che poi dovrete cominciare ad aprire un po' di amorfi, ok? Comunque, questo qui era ETA Zero di questa settimana, sicuramente da prendere, da andare a trovare per prendere il catalizzatore e per prendere gli slot aggiuntivi per il deposito. Per il resto, secondo me, ha bisogno di una spinta in più. Date una spinta in più a ETA Zero. Alla prossima, ragazzi.